Antonella Clerici presenta The Voice Kids, venerdì 21:30. Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questa nostra ultima puntata di recensione delle Blind Audition di The Voice Kids 2024, il talent show ormai ragazzi più amato di Rai 1, condotto da Antonella Clerici, che anche in questa stagione sta discutendo successi su successi. Ci eravamo lasciati ragazzi domenica scorsa con la recensione delle penultime Blind Auditions e in questa puntata, nata in onda venerdì sera, abbiamo visto chi ha ottenuto il posto per entrare diritto come ultimi finalisti, anzi semifinalisti di questa terza edizione di The Voice. Che dire ragazzi, concorrenti sempre più straordinari, bimbi davvero uno più bravo dell'altro, voci eccezionali che ci hanno fatto ridere, commuovere, divertire e soprattutto amare sempre di più la musica. In questa puntata ragazzi quindi abbiamo visto chi è entrato di diritto per contendersi la grande semifinale di venerdì prossimo. Infatti mancano ben due puntate, la semifinale e la finale, dove andremo poi a conoscere il vincitore di questa terza edizione di The Voice Kids. Come funzionerà? Insomma, ogni squadra avrà ben 9 concorrenti che porterà alla semifinale, dei quali poi ne rimarranno soltanto 3. Quindi ogni team porterà in gara per la finale 3 concorrenti per squadra. Ma non prendiamoci in chiacchiere, quindi ragazzi andiamo a vedere insieme chi sono stati gli ultimi concorrenti che sono entrati diritto nelle squadre di questa terza edizione di The Voice Kids. A guardare questa vita che non va. Ma io dopo tutti questi anni mi emoziono sempre, ma dimmi, guarda che è una roba assurda. Crema d'arabia, chi su caffè? Brava! Quando esco di casa mi annoio. Sono bravi! E quindi sì ragazzi, loro sono stati gli ultimi concorrenti che hanno fatto la storia di questa terza edizione di The Voice Kids. Io li ho amati tutti alla follia, poi io che sto assistendo anche ragazzi in diretta alle puntate che hanno registrato, posso dirvi che l'emozione è davvero tantissima nello studio. Sono bimbi davvero straordinari, con delle voci davvero molto potenti. La padrona di casa, Antonella Clerici, è magnifica e la squadra di tutti i coach è davvero strabiliante per creare uno show degno davvero di essere in prima serata su Rai 1. Quindi davvero ragazzi, io vi invito a seguire The Voice anche in questa semifinale e finale, a farmi sapere anche qui sotto nei commenti cosa ne pensate, su chi possa essere secondo voi già il probabile vincitore di questa terza edizione di The Voice. Sono davvero curioso di sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Io vi do appuntamento quindi ragazzi domenica prossima con la recensione di questa semifinale pazzeschissima, ve lo posso già dire, e quindi non vi resta che a iscrivervi al nostro canale YouTube, a lasciarci un like e quindi ci vediamo ragazzi settimana prossima con una delle ultime puntate di recensione di questa terza edizione di The Voice Kids. A presto.